Ciao a tutti, oggi parleremo della sindrome di Down. Come sempre, prima di incominciare ci tengo a fare una precisazione. Le informazioni che sto dando io sono da studente e quindi sicuramente se sei una madre che ha appena avuto un figlio con questa sindrome o semplicemente hai un figlio che ha la sindrome di Down, non prendere le mie parole come oro, ma semplicemente possono essere utili per avere qualche informazione nel caso ti interessasse. Per il resto, se sei uno studente, ci saranno alcuni dettagli in cui non verranno molto approfonditi, in quanto sono già stati approfonditi in altri video e in quanto mi prenderebbe ore di tempo per riuscire a spiegare tutto. Quindi spero che tu abbia già una piccola base, ma sicuramente sarà utile per te questo video. Allora, incominciamo subito con la sindrome di Down, anche conosciuta come trisomia 21. Allora, la trisomia 21 è quella condizione nel cui abbiamo un cromosoma sovrannumerario rispetto all'assetto cariotipico classico. Nel momento in cui parliamo di cariotipo, noi stiamo prendendo in considerazione semplicemente l'assetto diploide che abbiamo. Quindi all'interno di ogni cellula ci sono dei geni che vanno a condensarsi dentro ai propri cromosomi. Quindi, per esempio, questo qua è il cromosoma 1, qui avremo il cromosoma 2, quindi materno, paterno, materno, paterno, fino ad arrivare a un certo punto a quello che è il cromosoma 21. Normalmente noi abbiamo 46 cromosomi, 23 coppie, 22 sono autosomi e una coppia sono gli eterosomi, ovvero sia quelli sessuali, X o Y o entrambi X. Quello che succede è che prendiamo in considerazione il numero 1, il numero 2, facciamo finta che ci sia 3, 4, 5, fino ad arrivare al cromosoma 21. Quello che succede è che le persone che hanno la sindrome di Down possiedono un cromosoma in più. Quindi questa condizione è chiamata trisomia del 21 e il fatto di possedere un cromosoma in più gli darà quegli aspetti fenotipici, ovvero sia quegli aspetti che anche soltanto vedendolo di persona ci possiamo accorgere della sua sindrome. Ora, incominciamo a spiegare un po' più nel dettaglio qual è la forma di questo cromosoma. La forma del cromosoma 21 in realtà è questa. Allora, prendiamo, sì, il verde. Esistono varie forme di cromosomi. Abbiamo il cromosoma che ha questa forma, il cromosoma che ha quest'altra forma e i cromosomi che hanno questa forma. Allora, i primi cromosomi si chiamano metacentrici. I secondi cromosomi si chiamano submetacentrici e i terzi cromosomi sono gli acrocentrici. Il cromosoma 21 è un cromosoma acrocentrico, quindi segniamo, quindi sindrome di Down, quindi il 21 è acrocentrico. Acrocentrico e avremo braccio P, braccio Q, braccio P, braccio Q. E qui l'acrocentrico avrà un piccolissimo braccio P e qua un braccio Q. E normalmente questo braccio P contiene per lo più i geni per i ribosomi, per andare a trascrivere gli RNA ribosomiali. Ok, arrivati a questo punto, abbiamo detto che è causata dalla presenza di una trisomia. Quindi, se noi normalmente abbiamo un totale di 46 cromosomi, quello che succede in questo caso è che nel cariotipo risultano 47 cromosomi. Ma questo vuol dire che solo nel caso del cariotipo con 47 cromosomi, io avrò la trisomia 21 e quindi la sindrome di Down? No, perché in realtà esistono casi che anche con 46 cromosomi io posso avere la sindrome di Down. E questo è causato principalmente da un evento, da un'anomalia cromosomica
strutturale sbilanciata di cui ho parlato bene nel video riguardo alle anomalie cromosomiche, in cui principalmente abbiamo una traslocazione Robertsoniana. Semplicemente quello che va a succedere è che questa traslocazione mi porta ad avere, oltre alla classica copia, quindi qua il centromero, oltre alla classica copia del 21, un'altra copia del 21, quindi qua c'è il centromero, un'altra copia del 21 in cui in realtà c'ho un altro 21 sopra. Quindi noi sappiamo che il 21 è formato dal braccio P e dal braccio Q, e il braccio P è quello corto. Quello che succede in questo caso è che qui ho il mio braccio Q, qui ho il braccio P, invece qui quello che succede è che in totale sono due cromosomi 21, però qui il braccio P si è andato a perdere, si è legato all'altro P di quest'altro 21 e mi è rimasto un Q e un Q. Ma in realtà all'interno del braccio Q ci sono quei geni che, se presenti in numero maggiore, mi portano effettivamente alla sindrome di Down. Quindi possiamo capire che anche in una condizione di 46 cromosomi io posso avere questa sindrome. Ora, cerchiamo di capire perché a volte si arriva ai casi in cui ottengo invece che 46 cromosomi, 47 cromosomi, di cui questa trisomia. Diciamo che le cause principali della trisomia, quindi mi metto qui, le cause principali della trisomia sono: numero 1, eventi di non disgiunzione. Numero 2. Un'altra causa può essere quella della segregazione inversa. Un'altra causa ancora più complessa può essere data da una non disgiunzione mitotica post-zigotica. Quindi già da quando si forma lo zigote andiamo ad avere una non disgiunzione mitotica. Questa è molto più complessa, molto più nel dettaglio, l'andremo a vedere successivamente, ma diciamo che le non disgiunzioni principali sono date da una non disgiunzione in meiosi 1, 95% dei casi. Tuttavia esistono anche dei casi di non disgiunzione in meiosi 2. Abbiamo la segregazione inversa, che anch'essa ha una sua importanza, e principalmente quello che succede è che nella meiosi 1, invece che dividersi i cromosomi omologhi, per un errato crossing over a livello delle regioni pericentromeriche o per una dissoluzione, diciamo, delle coesine, vengono a dividersi i cromatidi fratelli nella meiosi 1, e nella meiosi 2 i cromosomi omologhi, portando a nullosomie o disomie gametiche, che alla fine, unendosi col gamete maschile, portano a trisomia, appunto. E sappiamo che le monosomie non portano alla vita, quindi abbiamo l'aborto. Un'altra causa che sicuramente abbiamo visto, non di minore importanza, abbiamo visto prima, sono le traslocazioni robertsoniane. Quindi quelle traslocazioni che avvengono tra i cromosomi acrocentrici, che hanno questa forma. Perfetto. A questo punto diamo soltanto un occhio nel dettaglio agli eventi di non disgiunzione. Quello che succede principalmente è che nelle donne sopra i 40 anni c'è una maggior probabilità di formare gameti che possano successivamente, con l'incontro del gamete maschile, dare a trisomie, quindi alla trisomia 21 principalmente, e quindi a far sì che un organismo si sviluppi con la sindrome di Down. Questo è dato da
da un processo più complicato, diciamo, però principalmente nel nostro DNA ci sono delle proteine e già dalla 12ª settimana intrauterina cosa succede? Succede che abbiamo milioni e milioni di follicoli primordiali con all'interno questi ovociti. Questi ovociti sono fermi nella prima divisione meiotica, nella fase della diploteene, della profase. Quello che succede a questo punto è che questi ultimi sono fermi in quella fase, sono fermi e c'è un apparato proteico. Questo apparato proteico, già dalla 12ª settimana, quindi intrauterina stiamo parlando, possono rimanere fermi questi ovociti fino ai 40 anni, fin quando magari matureranno e arriveranno ad ovulazione, ad ovulare appunto. Fino ad allora questo apparato proteico dovrà ricambiarsi, ricambiarsi e ricambiarsi ogni volta. Ma a un certo punto, verso i 40 anni, viene a mancare questo apporto. È come se si stancasse, la fabbrica chiudesse e non ci fosse più questo cambiamento. Non essendoci più questo cambiamento, avremo dei problemi di disgiunzione, quindi non avremo la separazione. O in meiosi 1, in cui ora vediamo il caso, oppure in meiosi 2, in cui vediamo pure il caso. Quindi questi qua sono quelli che vedremo più nel dettaglio. La segregazione inversa, invece, abbiamo detto che ce l'abbiamo nel momento in cui in meiosi 1 avviene la divisione dei cromatidi fratelli, in meiosi 2 dei cromosomi omologhi. La non disgiunzione mitotica post-zigote è più complicata, però magari ne faccio un accenno più tardi. La traslocazione robertsoniana l'abbiamo vista qui, in questo caso. Però diamo un occhio a quello che è un caso di non disgiunzione. Ora, ci sono tutte le 23 coppie di cromosomi, quindi dall'1 fino al 22 e poi successivamente gli eterosomi, però noi prendiamo in considerazione soltanto il 21. Ok? Quindi facciamo caso che ci troviamo nell'ovocita, continuiamo la meiosi 1 perché si arriva al follicolo terziario, quindi si continua la meiosi 1 e quello che abbiamo è qui. Il primo 21 replicato e qui il secondo 21. In questo caso bisogna avere conoscenza della meiosi per riuscire a comprendere. Senza la conoscenza di base non si può comprendere. Quello che succede è che abbiamo qui i centrioli, ok, che rilasciano il loro fuso mitotico che va a legarsi a livello dei cinetocori del centromero. E quello che fa è tirare. Ora, la situazione naturale dovrebbe essere questa. Dovremmo ottenere due cellule, quindi la prima fase, che è la fase riduzionale, dovremmo ottenere due cellule così, cui ognuna di queste due cellule contiene appunto questi 21, oltre agli altri cromosomi, logicamente che ora non sono raffigurati. Successivamente, quello che si dovrebbe ottenere da ciascuna di queste sono i gameti, che poi bisogna ricordare che nella donna tre di questi non saranno funzionali, saranno globuli polari, e soltanto uno di questi, facciamo caso questo, sarà l'ovocita. E quindi ognuno di questi avrà un 21. Ok? E poi, da quest'altra parte, quindi abbiamo detto che questo qua è l'ovocita. Da quest'altra parte avremo con questa forma strana lo spermatozoo che al suo interno, oltre a tutti i vari cromosomi, possiede 21. Qua c'è la sacca acrosomiale per riuscire ad entrare. Ok, quindi l'evento classico abbiamo meiosi 1 fase riduzionale, meiosi 2 fase equazionale, quindi tutti i cromosomi, tra questi un 21, anche qui abbiamo il 21, si uniscono assieme. E ho una coppia di 21 della madre e una coppia di 21 del padre, quindi semplicemente organismo sano. Tuttavia, quello che succede è che dopo i 40 anni, o genericamente avanzando verso i 40 anni, quando va a mancare questo diciamo complesso di ricambio proteico, nella maggior parte dei casi, nella meiosi 1, abbiamo eventi di non disgiunzione. E quello che avviene in questi eventi di non disgiunzione è che sia questo cromosoma, quindi entrambi gli omologhi, vanno a finire qua. Vanno a finire qua. E se vanno a finire qua, cosa succede? Succede che mi ritrovo in questa situazione. Ok? Mi ritrovo in questa situazione. E qui
dall'altra parte mi ritrovo in quest'altra situazione. Questo non vuol dire che qua non ci sono cromosomi, perché sto prendendo in considerazione il 21, non c'è il 21, gli altri ci sono. E per questo particolare caso è successo appunto un evento di non disgiunzione. Ok, quindi qui otterrò dei gameti non lisomici, mentre qui cosa otterrò? Beh, qui otterrò per ciascuno di questi due copie del 21, quindi dei gameti disomici, ma che unendosi a questo, quindi al gamete maschile, allo spermatozoo, mi porterà ad una trisomia. Quindi questo globulo polare, globulo polare, globulo polare, questi non ci servono, ok? Questo l'ovocita mi porta ad una trisomia. O ancora posso avere un altro caso. Quindi qui ritorniamo come prima e anche qui ritorniamo come prima. Come sempre, questi sono i miei globuli polari, anche questo è un globulo polare. E in questa situazione cosa succede? Succede che, ok, avviene la prima replicazione, avviene la prima divisione, ma a questo punto il fuso mitotico qui, nel momento in cui dovrebbe dividere e passare uno di questi cromosomi nel globulo polare e l'altro nell'ovocita, non riesce ad effettuare questa divisione, sempre per un problema a livello delle coesine e a livello del complesso comunque proteico che non riesce a dividersi, e ottengo qui due gameti, mentre qui ottengo questo che è nullisomico. E anche in questo caso mi porterà ad una trisomia. Se questo fosse stato l'ovocita e questo è un globulo polare e lo spermatozoo si unisse a questo, andavo ad ottenere una monosomia. Monosomia del 21 che tuttavia non arriva alla vita, perché non è compatibile. È molto meglio avere materiale in più piuttosto che avere del materiale in meno. Quindi abbiamo visto il caso della non disgiunzione della meiosi 1 e il caso della non disgiunzione della meiosi 2. Vi ho parlato della segregazione inversa, le traslocazioni robertsoniane, e ora per curiosità vediamo anche il caso della non disgiunzione mitotica post-zigote. Quello che succede qui, sempre un evento di non disgiunzione, ma a livello della mitosi, quindi si è formato lo zigote, ok? Facciamo conto ora che qui ne abbiamo uno unico, quindi mi si forma il mio zigote, ok? Si forma il mio zigote e avrò qui il pronucleo femminile, qui il pronucleo maschile. Quindi qua avrò l'Y, diciamo, e qui avrò l'X. Quello che succede a questo punto è che avviene la seconda divisione meiotica con la fecondazione, si formerà il globulo polare che successivamente collasserà, ma principalmente l'intento è che una volta avvenuta la fecondazione si andrà a replicare il contenuto dei cromosomi di ciascuno di questi gameti. Quindi se ognuno di questi gameti presenta 23 cromosomi che sono monocromatidici, ok? Quindi avrò l'1, il 2, il 3 e via via via, lo stesso avrà l'altro gamete maschile. Quindi 23 monocromatidici, ma in questo caso abbiamo detto che la differenza sta negli eterosomi, in quanto qua abbiamo un Y dallo spermatozoo e qua abbiamo l'X dalla cellula uovo. Quello che succede a questo punto è che ognuno di questi si replica. Ok, quindi è una fase S dell'interfase perché devono effettuare la prima mitosi dello zigote. Quindi qua si sposta il centromero. Successivamente, questi cromosomi andranno a disporsi sulla piastra metafasica. Quindi, se prendiamo in considerazione, nel particolare, faccio di un altro colore, se prendiamo in considerazione il 21, ok? Quindi qui 1, questo qua deriva dal padre e qua sotto invece avrò quello che deriva dalla madre. Ok? Quindi questi qua sono il 21 paterno e il 21 materno che si trovano sulla piastra equatoriale, quindi della prima divisione. Quello che dovrebbe succedere è che ognuno di questi dovrebbe andare da una parte e alla fine ottengo una prima cellula diploide con tutti i cromosomi e 221 e la seconda cellula diploide con tutti i cromosomi 221. Tuttavia ci sono dei casi in cui ho una non disgiunzione mitotica post-zigote. Quello che succede è che magari qui effettivamente questo si separa. Da una parte va un 21 e dall'altra parte un altro 21. Ma può succedere che qui invece entrambi i 21 vadano da una parte e dall'altra invece non vadano. E
E questo mi porta ad una condizione in cui ho questa. Una prima cellula e una seconda cellula, ok? La prima cellula presenta 1, 2 e 3, 21, mentre la seconda cellula, quello che presenta, è un 21. E quello che tenderà a fare successivamente, quindi ci troviamo in un caso che viene definito mosaicismo. Quindi un caso di un mosaico in cui abbiamo nello stesso zigote due linee, due cellule che possiedono un corredo cromosomico diverso in questo caso, perché una è trisomica e l'altra invece non lo è. E quindi quello che succede a questo punto principalmente è che questa tenderà a collassare per lo più, perché un unico cromosoma 21 non va bene. Queste invece possono avere due strade: o cercherà di correggerlo l'apparato di replicazione portando alla cosiddetta ritardo anafasico, quindi ritardo anafasico, dimenticandosi in un certo senso una di questi 21, oppure continuerà ad effettuare le replicazioni, portandomi alla fine a un mosaicismo in cui avrò un certo numero di cellule che presenteranno appunto questa trisomia e un altro numero che per il ritardo anafasico verranno corrette, portando appunto due cromosomi 21. Perfetto, avendo descritto quali sono le cause che portano ad una aneuploidia, nel particolare alla trisomia 21, parliamo un po' più nel dettaglio di questa sindrome, di quali sono i suoi aspetti tipici, di quali sono le sue complicanze e diciamo le complicanze che portano ad operazioni e alle complicanze che si possono sviluppare. Innanzitutto incominciamo a dire una cosa, che fino agli anni 60, quindi fino agli anni 60, l'aspettativa di vita era minore o uguale a 10 anni. Negli ultimi anni invece, con tutte le innovazioni che ci sono state in ambito medico, quindi oggi, l'aspettativa di vita può arrivare anche a 60 anni, quindi minore uguale di 60 anni, quindi vediamo già una grande differenza. Fa parte del gruppo delle aneuploidie degli autosomi, in questo caso degli acrocentrici, il 21. Esiste anche la sindrome di Edward del 13 e di Patau, la sindrome di Edward del 18 e di Patau del 13, che tuttavia quelle, seppure arrivano alla nascita, dopo un anno di vita, massimo due anni, si arrivano ad avere delle complicanze molto più serie e morte. Ok, quindi sindrome di Down. Quante persone all'incirca, qual è la frequenza, anzi, dei nati vivi con la sindrome di Down? È di 1 su 700. Quindi un bambino su 700 nati vivi avrà la sindrome di Down. Perché un bambino su 700? In realtà anche qui dipende molto dall'età della madre. Se prendiamo in considerazione una madre che ha un figlio a 20 anni, ok? In quel caso, quindi 20 anni, in quel caso avrà la possibilità di uno di 2000 che abbia la sindrome di Down. Se invece la madre ha 35 anni, in quel caso è 1 su 365. Nel momento in cui la mamma ha 40 anni, siamo ad 1 su 100 circa. Nel momento in cui ha dai 45 anni ai 49 anni, stiamo parlando di circa su 1 su 20. E come ben vediamo, va ad aumentare la probabilità proprio perché aumentano i casi di non disgiunzione dati dalla mancanza di questo apparato di ricambio delle proteine. Ok. Un'altra cosa che possiamo dire della sindrome di Down, che in realtà due terzi delle gravidanze con la trisomia 21 portano ad aborti spontanei, quindi due terzi sono aborti, di cui purtroppo molte volte il 20% succede che nascono morti. Quindi abbiamo un iniziale sviluppo embrionale e fetale, ma a un certo punto non riesce più a sorreggere, diciamo, questo sviluppo che porta alla morte
all'aborto con la morte diretta. Mentre un terzo nascono e presentano che cosa? Presentano il caso che abbiamo visto prima, del mosaicismo. In realtà non è proprio il caso visto prima, cioè l'idea del mosaicismo che sì, abbiamo delle linee germinali, abbiamo delle linee, diciamo, cellulari che presentano un corredo cromosomico diverso. Ma nascono col mosaicismo perché? Perché non esisterà mai il caso completo in cui abbiamo una trisomia in cui tutte le cellule possiedono tre copie del 21. Perché? Perché il nostro organismo tende, tramite il ritardo anafasico, ad andare a riparare, a fare in modo che alcune di queste cellule gettino fuori un 21 in un certo senso per compensare, per cercare di dare un equilibrio. E in base alla percentuale di presenza di queste cellule trisomiche avrò un fenotipo più grave o un fenotipo mild, quindi meno grave. Ok. Definito ciò, possiamo andare a dire quali sono gli aspetti fenotipici di questa malattia, più che di questa malattia, di questa sindrome, e mi metto gli aspetti fenotipici. Saranno diversi. Allora, facciamo in viola. Avremo microcefalia. Nel momento in cui si parla di cefalia si parla di testa, quindi una dimensione minore, diciamo, della testa, quindi di conseguenza del cranio. Successivamente avremo la condizione cosiddetta del mongolismo, qui presentano un corpo che tende ad essere tozzo, basso, nello stesso momento un collo grosso. Avremo successivamente una condizione di ipotonia. Ipotonia vuol dire che principalmente hanno un organo che non è ben sviluppato, che tende ad avere dimensioni minori, quindi organogenesi. E un esempio ci possono essere delle cardiopatie congenite. Congenite. Ok, un'altra cosa che abbiamo è la macroglossia. E questo si nota spesso che tendono a tenere la lingua fuori, non perché lo fanno apposta, ma perché hanno uno sviluppo, hanno la lingua che al contrario tende ad essere molto sviluppata e tende a protrurre esternamente. Quindi macroglossia. Successivamente abbiamo un viso tondo e piatto. Ancora abbiamo una nuca piatta. Ancora orecchie piccole. Ancora ciò che tendiamo ad avere sono anche delle sottoforme di ritardi. Tardi psicomotori. C'è da dire che ci sono altri casi più gravi in cui troviamo anche autismo. Chiedo scusa, psicofisici. Ok, questi sono gli aspetti per lo più fenotipici, appunto, ciò che possiamo vedere, e ci sono tuttavia delle complicanze che richiedono in alcuni casi operazioni per la vita, appunto, del soggetto stesso. Quindi mi metto qui, complicanze. In questo caso, come complicanze, abbiamo una stenosi duodenale, quindi il duodeno che è il primo tratto dell'intestino tenue, che in quel caso tende ad avere una dimensione più piccola e tende ad essere quasi bloccato, ed è fondamentale far passare appunto tutto il cibo per la digestione. Quindi una stenosi duodenale, successivamente avremo una
Atresi esofagea. Esofagea. Anche qui l'esofago che andiamo ad individuare posteriormente alla trachea, quello che tende ad essere chiuso, ma se è chiuso, se è bloccato, non riusciamo ad ingerire il bolo, quindi il cibo, e non riusciamo a farlo entrare tramite il cardias all'interno del nostro stomaco. E quindi anche qui servirà un'operazione. Un'altra complicanza che possiamo avere, in questo caso saranno complicanze anorettali, o ancora, spesso, nel 12% dei casi, avremo una condizione di cataratta. Quindi, a livello oculare. Infine, le persone affette da sindrome di Down, quindi qui metto ulteriori complicanze, hanno una predisposizione all'ipotiroidismo, al diabete mellito, e a sviluppare in tarda età demenza. Perfetto, in realtà non mi sta venendo altro in questo momento. Spero che il video sia stato utile. Chiedo scusa se ci sono stati dei piccoli errori. Sono particolarmente stanco perché sono in sessione, ma ci tenevo comunque a fare questi video, anche a far conoscere il mio progetto e il mio intento un giorno di dar la possibilità a tanti giovani che non hanno un presente di avere un futuro. Quindi puoi trovare il link in descrizione. Se stai trovando utili questi video, ti chiedo di commentare, lasciare un mi piace, condividere magari il canale con gli amici, e potrai trovare tutte le altre lezioni di genetica, di biologia, di biochimica dentro il mio canale. Grazie mille.